La Banshee. Che cos'è? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti e frecce ragazzi e bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo della Banshee, uno dei miei mostri preferiti, è uno dei più belli contenuti nel manuale dei mostri ragazzi, poco da dire, in quanto è una creatura bellissima, con una capacità di far scrivere storie sulla sua lore, sull'ambientazione, che ve lo dico alla fine ragazzi. Partiamo subito con lo spiegare che cos'è questa creatura. Ebbene ragazzi, la Banshee è una creatura non morta, un'elfa che in vita non ha utilizzato la sua bellezza e le sue capacità per diffondere gioia nel mondo, anzi l'ha usata per corrompere, per manipolare il prossimo, per fini terribili, egoistici, e quindi afflitta da questa maledizione che l'ha costretta a corrompersi, a disfarsi fisicamente e nell'anima, fin quando con la morte non è arrivata a diventare un vero e proprio non morto. Dovete immaginarvela una versione funerea, fantasma, terribile di ciò che era in vita, quindi più scheletrica, più maledetta, per l'appunto distorta, di una bellezza completamente corrotta, con questo groviglio di capelli che la notte la passa piangendo, costretta al luogo in cui è morta. Infatti non può allontanarsi a più di 7,5 chilometri dal luogo della sua morte. Tutto ciò che è riconducibile alla vita, alla gioia, alle creature viventi, non gli provoca gioia, tutt'altro, le provoca astio, provocano odio nei confronti, prova odio nei confronti di tutto ciò che è vivo. Ma è avida di bellezza, tende a circondarsi di tesori, di gioielli, di monili, qualcosa riconducibile appunto al suo essere vanitoso, ma distrugge tutti gli specchi in quanto non sopporta la vista del suo volto ormai disfatto e corrotto. Inoltre, essendo un non morto, non dimentichiamoci che non può né bere, né cibarsi, né dormire, quindi non può avere pace. Adesso parliamo della sua scheda e poi la vera bomba la sganciamo alla fine. Adesso. Banshee, non morto, medio, caotico, malvagio. Quindi qua abbiamo la natura non morta. Occhio ragazzi, perché con i non morti è tutta una sua storia. Per quanto riguarda i necromanti, per quanto riguarda gli incantesimi che colpiscono o non colpiscono i non morti, i paladini che contro i non morti, i chierici con scacciare non morti. Quindi ragazzi, il fatto stesso che sia un non morto comporta bonus e malus da un lato dell'altro con PG, classi, privilegi, oggetti magici. Quindi occhio. Di taglia media in quanto era una creatura normale, un'elfa, caotico malvagio. Questo per dire che non è che segue una legge di cattiveria, ma proprio a come gli gira a lei. Classe armatura 12. Non è che è difensiva, ragazzi. Classe armatura è un corpo di un non morto senza armature, chissà qua, no. È una donna maledetta. Per questo ha solo 12 di classe armatura. Ma adesso vedrete quanto è pericolosa, perché punti ferita 58. E beh, non sono pochi, anche perché vedrete adesso le sue difese. Oppure 13 di 8 se si preferisce rollarla. Velocità 0. In quanto non cammina, lei fluttua di 12 metri, ok? Quindi può volare fluttuando di 12 metri. Fate presente a questa cosa. Quando una creatura ha 9 metri di velocità, oppure 12 o 18, 7 e mezzo, ce l'ha sempre nel suo turno, quindi in quel tempo. Maggiore è la sua velocità, vuol dire che più velocemente si muove in quello stesso tempo. È molto veloce. Vediamo le sue caratteristiche. Forza 1, meno 5. Meno 5, ragazzi, è praticamente non può reggere niente. Destrezza 14 più 2, molto agile, destra. Costituzione 10 più 0. Intelligenza, quindi la sua cultura, 12 più 1. Saggezza 11 più 0. Carisma 17 più 3. Il suo fascino,
bellissima questa caratterizzazione delle caratteristiche in funzione della sua lore, meravigliosa. Tiri salvezza, qui abbiamo i tiri salvezza, saggezza più 2, carisma più 5, quindi ricordate, se dovete rollare dei tiri salvezza ce l'ha già qua belli e pronti. Poi, in quanto ne è competente, resistenze ai danni, è resistente ai danni da acido, fulmine, fuoco, tuono, contundente, perforante, tagliente, da attacchi non magici, è resistente a tutto, dimezza tutto. A meno che non abbiate armi magiche, ha pure resistenza ai vostri attacchi. È forte, è forte. Ma adesso vedrete. Immunità alle condizioni anche. Affascinato, afferrato, avvelenato, indebolimento, paralizzato, pietrificato, prono, spaventato, trattenuto. Avete capito? Avete capito? Sensi. Percezione passiva 10, ti ci puoi nascondere facilmente, scura visione 18 metri, linguaggi comune ed elfico, grado di sfida 4. Questo vi fa capire che non è una creatura adatta contro i PG di primo livello, però contro i PG di secondo, terzo, è perfetta. La voglio soprattutto per dargli un grosso grado di sfida. Ma adesso andiamo a vedere. Le sue passive, individuazione della vita. La Banshee può percepire magicamente la presenza di creature che non siano non morti e costrutti entro un raggio di 7,5 km. Conosce la direzione generale in cui si trovano, ma non la loro precisa ubicazione. Cioè, siete nella sua area di influsso, dove lei è costretta nel luogo della sua morte perché ha una sua importanza, ne parliamo alla fine, capisce che c'è qualcuno, lei si rende conto. Diciamo che non la potrete sorprendere, ok? Perché lei lo può percepire. Non è che dice che è immune alla condizione di sorpreso, ma sorprenderla qua implicitamente direi quasi impossibile, perché lei lo sa che c'è qualcuno. Mamma di roleplay. Movimento incorporeo. La Banshee può muoversi attraverso altre creature e oggetti come se fossero terreno difficile. Subisce 5, oppure un di 10, danni da forza se termina il suo turno all'interno di un oggetto. Quindi lei è incorporea praticamente. Mamma che figata. Azioni. Andiamo a vedere le sue azioni. Tocco corruttore. Attacco con incantesimo in mischia. Ok, quindi un attacco con un incantesimo. Qua lo dice. Perché non è un attacco in mischia normale, ma dice che è un attacco con un incantesimo. Per determinati effetti che possono annullare la magia, influenzarla in qualche modo. Quindi occhio alle descrizioni. Più 4 al tiro per colpire, portato a 1,5 metri, quindi in mischia diretta. Un bersaglio colpito subisce 12 danni necrotici, oppure 3 di 6 più 2. Qui lo ricordi, danni necrotici è un tipo di danno, non è che fa danni nel tempo, ok? Occhio. Questa è una delle sue azioni, quindi potete utilizzare una sua azione per tocco in mischia. Volto terrificante. Ogni creatura che non sia un non morto, situata entro 18 metri dalla Banshee e che sia in grado di vederla, deve superare un tiro salvezza su saggezza CD13, altrimenti è spaventata per un minuto. Un bersaglio spaventato può ripetere il tiro salvezza alla fine di ogni suo turno, subendo svantaggio se la Banshee si trova entro linea di vista. Se supera il tiro, l'effetto per lui termina. Se il bersaglio supera il tiro salvezza o l'effetto per lui termina, quel bersaglio è immune a volto terrificante dalla Banshee per le 24 ore successive. Significa che può usare la sua azione per spaventare. Non è una passiva che se uno la vede si spaventa, no. La Banshee può usare la sua azione per tentare di spaventare le creature che stanno attorno a sé. In quel caso che succede? Succede che tiro salvezza su saggezza CD13. L'hai fallito? Perfetto. Spaventato per un minuto. Alla fine di ogni tuo turno puoi fare il tiro salvezza di nuovo per terminare l'effetto per 24 ore, però questo tiro salvezza lo devi fare con svantaggio se lei è in linea di vista, appunto perché sei spaventato. Bellissima questa cosa. Ma ecco il più forte. Lamento. Io stavo aspettando questo, ragazzi, e ne parlo anche alla fine perché è bellissimo di roleplay, è bellissimo culturalmente, è bellissimo come meccanica ed è terribile, terribile. Più volte si è sfiorato il TPK con questa capacità. Total Party Kill, quando muoiono tutti. Lamento.
uno al giorno. La Banshee emette un lamento funesto, purché non sia esposta alla luce del sole. Questo lamento non ha alcun effetto sui costrutti e sui non morti. Ogni altra creatura situata entro 9 metri da lei e in grado di udirla deve effettuare un tiro salvezza su Costituzione CD 13. Se lo fallisce, scende a 0 punti ferita, mentre se lo supera subisce 10 o 3 di 6 danni psichici. Sei a 9 metri? Sei in grado di udirla? Tiro salvezza. L'hai fallito? 0 punti ferita. Se lo fallite tutti, siete morti. Chi vi salva? Siete morti, perché siete 0 punti ferita. Wow. Dico questo e poi andiamo alle tips. Potrebbe essere inteso come si vuole, se un Dungeon Master decidesse di siete svenuti e vi riprendete dopo ore con un effetto di spavento che vi dura, che so, una settimana, ci starebbe pure, piuttosto che il Total Party Kill. Ma di base è un Total Party Kill, quindi avete capito la pericolosità di queste creature. Andiamo alle tips adesso. Come detto ragazzi, questa è una creatura che ha una capacità di farvi creare storie meravigliose. Io ricordo che alla prima campagna che giocai, scrissi, vedendo questo mostro nel manuale, appena comprato, sfoglio le prime pagine, trovo Banshee, leggo velocemente la lore, boom. Ci feci una missione secondaria che si è rivelata ma meravigliosa, che poi di secondario non lo è stato, ma bellissima, che tutti ancora si ricordano, perché la storia era bella. Non ve la racconto perché poi la utilizzerò in altri contesti, ma voi immaginate una creatura che è vincolata a quel luogo della sua dipartita per chissà quale motivo, lo scegliete voi. Magari era innamorata di un tizio che non la ricambiava e ha deciso di vendicarsi e quindi si è maledetta ed è rimasta nel luogo di sepoltura suo e quindi lo minaccia per chissà quale motivo. È una persona che ha subito chissà quale angheria e quindi si è vendicata corrompendo se stessa e quindi scopriamo che nel momento in cui voi decidete di mettere questo mostro, ragazzi, state prendendo un impegno nello scrivere una storia bellissima. Come ho sempre detto, il consiglio più bello che ho ricevuto quando ho iniziato a masterare è stato da Giulio, che mi ha detto: ricorda Felice, ogni mostro ha una sua lore. Qua, lo dico spesso, si potrebbe scrivere una campagna su una Banshee, soprattutto per i primissimi livelli. Chi era questa Banshee? Perché si è maledetta? Era semplicemente cattiva o qualcosa l'ha fatta diventare cattiva? Che cosa? Scopriamo i suoi pensieri, le sue lettere. Mettiamo nella casa che sta infestando, nel dungeon che sta infestando, indizi che svelino tramite l'ambientazione che cosa è successo, in modo tale che indagando scopri che c'è stata una scena di lotta, scopri che lì c'è stato un qualcosa, che aveva quel figlio che le è stato strappato, ucciso, oppure scopriamo che c'era un tradimento e quindi lei si... Cosa voglio dire? Caratterizziamola. Non c'è cosa peggiore di far incontrare una Banshee così. C'è una Banshee tirata. Ah, oddio, sì, lamento. Ok, qua moriamo tutti, via. No. La Banshee va costruita. L'incontro con la Banshee va costruito piano piano. Soprattutto PG che non conoscono la lore della Banshee, che non conoscono la bellezza di questa creatura, la prima volta che le incontrano deve essere un'avventura. Scopriamo cosa l'ha fatta corrompere, perché si è corrotta, cosa ha provato nel momento della corruzione, cosa prova adesso. E una volta uccisa, è grata di essere stata liberata. Scopriamolo così, com'è la sua tana, com'è il luogo. Cerchiamo di vedere, di dare importanza a questa creatura. Il lamento è bellissimo, vuol dire che lei piange, quindi soffre. Diamole una costruzione emotiva, importante e non banale della sua sofferenza. Facciamo empatizzare con l'eroe negativo in maniera non banale. Usiamo questo lamento struggente, diamogli un'importanza. Non facciamolo come prima cosa per dire oddio, 0 punti. Facciamolo fare come ultima. Il momento in cui si scelgono di fare determinate azioni alla Banshee deve essere studiato a livello narrativo. Quando tocca, lo fa per uccidere? Lo fa per corrompere? Cosa dice la Banshee mentre attacca?
Sono tutte piccole cose, secondo me, che rendono Dungeons & Dragons da un gioco a una forma di scrittura altissima, alla pari di qualsiasi libro o romanzo, ragazzi. Sì, a tutti gli effetti. Questo mostro è... vi consente di farlo. Ultima cosa, questo voglio dire. È vero che è stata corrotta, ma potete utilizzare, questa è la cosa che dico sempre, i mostri sono bellissimi soprattutto quando sono un brew. Non volete usare una donna che è stata corrotta, ma che fino alla fine ha resistito nella sua integrità, magari una creatura buona, ma diventata cattiva da morta. Fatelo. Volete modificare come funziona la lore di questa creatura? Fatelo, anche perché la Banshee non l'ha creata D&D. La Banshee c'è nella cultura mondiale, un po' ovunque, declinata in forme diverse. Prendete spunto dalla cultura mondiale, appunto, e create la vostra Banshee, così da poterla riproporre in contesti diversi in maniera sempre originale e anche inaspettata. Ragazzi, è bellissima. E questa era appunto la Banshee. Io vi ringrazio, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, tutti i nostri link sono in descrizione. Saluti e frecce, e ci vedremo in un prossimo video qui su Wikiroll.